Ok, sì, allora, vi parlerò adesso di come possiamo utilizzare Bubble al meglio in modo da avere bundles più piccoli possibili e evitare di spedire un sacco di kilobyte di JavaScript inutile ai browser. Questo talk probabilmente sarà più facile da seguire se avete già almeno una vaga idea di cosa sia Bubble, ancora meglio se lo utilizzate, altrimenti va bene lo stesso. Questo sarebbe il momento in cui vi chiedo di alzare la mano per vedere chi sa che cos'è e chi no, però faccio finta che un po' di persone lo sappiano, un po' di persone non lo sappiano, visto che non siamo di persona. Quindi diciamo un'introduzione veloce a che cos'è Babel per chi non lo conoscesse ancora, è un compilatore JavaScript che vi permette di scrivere codice moderno e lo trasforma in modo che funzioni nei browser più vecchi. Per codice moderno intendo cose come le nuove versioni di ECMAScript o JavaScript dalla 2015 fino all'ultima 2021, che non è ancora stata rilasciata, ma è stata, diciamo, finalizzata qualche giorno fa, come ad esempio le classi o le funzioni asincrone, optional chaining e cose simili. Inoltre possiamo anche con Bubble utilizzare diversi proposal per JavaScript che non sono ancora parte dello standard, come i private fields nelle classi, record e tuple o ad esempio l'operatore di pipeline. E inoltre possiamo utilizzarlo con diciamo dei superset di JavaScript che non sono propriamente parte del linguaggio come JSX, TypeScript o Flow. E cosa intendo per farlo funzionare in browser più vecchi? Intendo semplicemente trasformare la nuova sintassi. Perché Babel di per sé non si occupa di far funzionare, diciamo, i nuovi metodi, come ad esempio il metodo includes degli array sui vecchi browser. Per questo bisogna utilizzare dei polyfill. Però Babel offre volendo delle integrazioni per caricare automaticamente i polyfill necessari. Anche se magari non sapete di usarlo, è possibile che in realtà lo stiate usando. Ad esempio, se utilizzate Gatsby o Next.js o Create React App, tutti utilizzano Babel. Detto questo, quello che farò vedere può anche essere applicato al di fuori di Babel in una certa misura, ad esempio se si utilizza TypeScript. Ok, ho detto che Babel permette di scrivere codice moderno, ma cosa intendiamo esattamente per codice moderno? Per vederlo, per capirlo, analizziamo quali browser supportano alcuni esempi di sintassi JavaScript. E di questi browser che ho scelto questi perché sono, diciamo, i più popolari. Due di questi non sono più mantenuti, ossia Internet Explorer e il vecchio Edge, prima che iniziasse a usare Chromium, ricevono solo più aggiornamenti di sicurezza da parte di Microsoft. Purtroppo però sono ancora utilizzati. Nel mondo circa l'1,38% degli utenti utilizza questi due browser e possiamo vederlo con tool come ad esempio Browsers List che ci permettono di appunto analizzare il supporto di vari browser. Ci sono molti altri browser vecchi o diciamo antichi, minori, ad esempio mi sembra Opera Mini o altre cose simili che non ho preso in questa lista. Gli altri browser invece hanno, oltre ad essere ovviamente ancora mantenuti, hanno tutti aggiornamenti automatici che li tengono diciamo al passo coi tempi, quindi molti di questi browser supportano la maggior parte delle funzionalità nuove di JavaScript. Ok, proviamo a vedere come esempio le arrow function. Sono moderne, non sono moderne? Di nuovo qua vi farei alzare la mano, però vediamo. No, almeno io non le considero moderne, perché funzionano quasi ovunque, addirittura in Edge vecchio. Gli unici browser a non supportarle sono quelli vecchissimi, come ad esempio Internet Explorer. E stessa cosa, ad esempio, per le classi. Se proviamo a vedere qualcosa di un po' più nuovo, come ad esempio i generatori asincroni, questi sono un po' più moderni, ad esempio non si possono utilizzare su Edge, funzionano solo su Safari, Firefox, Chrome e altri browser basati su Chromium, anche se funzionano ormai su questi browser già da molto tempo. Se proviamo a vedere qualcosa di ancora più nuovo, come i private fields nelle classi, le proprietà private, questo addirittura per ora funziona completamente solo sui browser più nuovi basati su Chromium. E c'è al momento un supporto parziale su Firefox in realtà. Ultima cosa che voglio vedere sono i moduli nativi di JavaScript o ECMAScript, quindi quelli con import e export.
che sono probabilmente la funzionalità di ES6, ESX, meno utilizzata, diciamo, in production. Sono utilizzati molto per scrivere codice, ma quasi sempre vengono compilati via. E nonostante questo, anche questi funzionano quasi su tutti i browser, incluso le vecchie versioni di Edge. E se guardiamo di preciso quanti browser supportano, in questo caso ho scelto i moduli nativi, la sintassi nativa per i moduli, sono quasi il 93% degli utenti in giro per il mondo, che è un numero altissimo. E allora, perché dobbiamo compilare il codice affinché funzioni anche sui browser più vecchi? Anche perché al momento noi abbiamo dei bundle veramente grandi e la maggior parte di questo è causato proprio dal compilare in modo che funzioni ovunque. Purtroppo però il 7% di utenti che utilizzano browser più vecchi sono... è troppo, non possiamo semplicemente smettere di supportarli. Almeno dipende dal nostro prodotto, da cosa ci interessa, ad esempio dalla nostra user base. Però per la maggior parte delle persone non è qualcosa di cui semplicemente non possiamo parlare. Quindi c'è una soluzione a questo. La mia risposta è sì. E la nostra soluzione parte dall'analizzare come normalmente vengono creati questi bundle JavaScript che poi mandiamo nei browser. Uno dei, solitamente, diciamo, la pipeline più comune è avere i file che scriviamo noi, che li compiliamo con Babel, TypeScript o qualunque altro compiler. Poi vengono messi insieme alle varie dependencies che abbiamo, magari da NPM o i polyfill che dobbiamo utilizzare. Utilizzando Webpack o Rollup o qualcos'altro, vengono messi tutti insieme e alla fine generiamo un unico file. La prima cosa che possiamo fare per migliorare la situazione è generare non un singolo file di output, ma generarne più di uno. Ad esempio, uno da mandare ai browser più vecchi e uno da mandare ai browser più nuovi. Dopodiché possiamo utilizzare delle dependencies che utilizzano sintassi più nuova. Questo è un po' difficile in realtà perché la maggior parte del codice che c'è su NPM è compilato per funzionare ovunque. Però se noi utilizziamo dependencies che utilizzano magari funzionalità di ES6 o anche più nuove e poi le compiliamo, possiamo compilarle solo tanto quanto serve e quindi spedire codice ancora più nuovo ai browser. Infine, possiamo caricare solo i polyfill necessari, che questo potrebbe sembrare una cosa ovvia, perché dovrei mandare del codice che non serve al client. Eppure questo è qualcosa che in realtà capita, perché è difficile sapere esattamente quali polyfill ho bisogno di caricare e quali no, quindi spesso nel dubbio se ne includono di più del necessario. Inoltre, per chi utilizza direttamente Babel, ci sono altre piccole ottimizzazioni che possiamo fare per migliorare il risultato. E queste sono più efficaci quando compiliamo di più, perché si basano sul ridurre di fatto il codice generato da Babel. Ad esempio, possiamo deduplicare tutti gli helper che Babel inserisce nel codice di cui ha bisogno runtime, o possiamo dire al nostro compilatore che può supporre alcune caratteristiche riguardo al nostro codice che in generale non sono vere, per il codice che scriviamo noi invece sono vere, diciamo, il nostro stile, e queste caratteristiche possono permettergli di generare il codice più ottimizzato. Per cercare di capire esattamente come applicare queste cose che ho introdotto, ho preparato un esempio, una piccola to-do app, e veramente minimal. Mi sono addirittura accorto, dopo averla fatta, che non avevo messo neanche un campo per poter aggiungere nuove cose da fare. Però è un buon esempio che ci può permettere di vedere tutte queste diverse ottimizzazioni. Se volete provare a seguire quello che faccio step by step, c'è questo repository su GitHub, che tra l'altro adesso dovrebbero mandarvi, credo, il link nelle chat sui vari canali. Altrimenti in realtà basta vedere che cosa mostrerò io adesso nelle slide, o mostrerò anche del codice nel browser, o mostrerò anche proprio del codice nell'editor e farò vedere com'è. Ok, e possiamo vedere che questa è la nostra to-do app, diciamo, dal vivo, come
con, beh, possiamo selezionare e selezionare le cose, posso filtrare, così. E posso vedere già qua che carica un bundle JavaScript da circa 200 kilobyte, che è tantissimo in realtà per questa semplice applicazione. In compenso, l'applicazione funziona anche su Internet Explorer, che è un browser vecchio, sappiamo che molti non lo usano, purtroppo c'è ancora chi lo usa. E questo è solo un esempio, lo usa circa l'1% delle persone. Però da quella statistica di browser che abbiamo visto prima, circa il 7% di persone comunque utilizzano browser tanto vecchi quanto Internet Explorer, o almeno con funzionalità simili. Ok, cosa ho utilizzato per questa piccola applicazione? Come libreria runtime ho utilizzato Preact, che è un simile a React, più React DOM, molto più leggero, in compenso non funziona, non ha tutte le sue funzionalità, però per il mio esempio era sufficiente. E poi Core.js, che è un polyfill per fare in modo che tutte le funzioni, diciamo, nuove fossero presenti anche in Explorer o negli altri browser vecchi. In realtà credo di aver utilizzato anche funzioni che non ci sono in tutti i browser moderni. Come strumenti a build time ho utilizzato Babel e Webpack per compilare e generare poi il bundle. Il mio obiettivo è fare in modo che questa applicazione funzioni in ogni browser a partire da Explorer 11 e ho utilizzato diverse funzionalità di ECMAScript più o meno moderne, come diverse cose di SX, come le classi o l'euro function, o funzioni asincrone, i generatori asincroni, e anche cose molto più nuove, come le proprietà nelle classi. Possiamo vedere che, lo stato iniziale della nostra applicazione. Magari ve lo faccio vedere direttamente di qua. Allora, ho un piccolo file main JavaScript, ho un HTML quasi vuoto che semplicemente carica il mio file JavaScript. E qui importo il polyfill che mi serve, importo Regenerator Runtime, che non è propriamente un polyfill, ma funziona in modo simile e serve a fare in modo che le funzioni generatori funzionino anche quando compilati con Babel. E poi importo Preact, importo i miei componenti JSX e li renderizzo. Ho qualche componente per l'applicazione e per due o tre componenti. Ok, e possiamo vedere che all'inizio la nostra applicazione avevamo visto che era circa 200 kilobyte, effettivamente perché solo Core.js sono 160 kilobyte e poi ci saranno circa 40 kilobyte del resto. Se volete adesso seguire passo passo, in ogni slide ci sarà in alto a destra il commit del repository a cui mi riferisco, perché quel repository che ho creato ha diversi commit, ognuno con diversi step diversi che farò vedere. Ok, e inoltre all'inizio una configurazione Babel, diciamo, di base, con preset env che dice a Babel di compilare tutte le funzionalità, diciamo, standard di JavaScript. In più ho abilitato shipped proposals, sono le proposte non ancora standard, ma che sono già implementate nei browser. E poi con preset React sto compilando JSX, così che i miei componenti funzionino, specificando di utilizzare Preact e non React. Ok, questo, come detto prima, abbiamo un problema che è gigante, però funziona addirittura in Internet Explorer 11. Io voglio risolvere il primo problema senza dover rinunciare al supporto in tutti i browser. Ok. La prima cosa che abbiamo visto è di caricare solamente i polyfill necessari. La maggior parte delle applicazioni già caricano solo quelli necessari, tranne magari le più piccole dove gli sviluppatori non se ne preoccupano troppo. Però possiamo vedere come farlo in modo più semplice, in modo automatizzato. E ci sono tre possibili approcci. Uno è utilizzare un servizio come polyfill.io, che mi sembra sia gestito da Financial Times. E funziona che noi inseriamo uno script tag nel nostro HTML specificando di quali polyfill la nostra applicazione potrebbe aver bisogno. Poi questo servizio guarda lo user agent del browser dell'utente e in base allo user agent sa che funzionalità supporta, quali non supporta e manda solo i minimi polyfill necessari. Un altro modo è utilizzare il supporto che ha integrato Babel per iniettare degli import ai polyfill che servono alla nostra applicazione. E ci sono due modi per farlo. Uno è quello che chiamiamo entry, che è proprio il nome dell'opzione.
In pratica noi diciamo a Babel che browser vogliamo supportare e lui inserisce tutti i polyfill necessari per questi browser. O un altro modo è quello che chiamiamo usage e inserisce tutti i polyfill necessari per questi browser, ma solamente per le funzionalità che sono effettivamente utilizzate nel nostro codice. E ognuno di questi tre metodi ha degli svantaggi. Il primo è che, beh, ci stiamo appoggiando a un servizio di terze parti, potrebbe non rispettare magari gli standard di affidabilità o sicurezza che abbiamo. E inoltre dobbiamo specificare manualmente che polyfill potrebbe essere necessario caricare per la nostra applicazione. Lo svantaggio del secondo approccio è che di fatto è solamente utile quando stiamo compilando solo per browser moderni, perché se noi stiamo compilando ad esempio per Internet Explorer, a Internet Explorer serve quasi tutto e quindi inietterà degli import a quasi ogni funzionalità del nostro polyfill e quindi potrebbe anche caricare codice non necessario, perché magari inietta import per dei polyfill che poi non ci servono. E lo svantaggio dell'ultimo metodo è che è necessario compilare le librerie che scarichiamo da NPM, perché se non passano tramite Babel, Babel non può sapere che funzioni utilizzano e quindi che polyfill gli servono. Comunque ho scelto questo terzo metodo per la nostra applicazione di esempio. E come possiamo utilizzarlo? Beh, intanto togliamo l'import a Core.js perché adesso verrà gestito automaticamente da Babel e poi abilitiamo il plugin corrispondente a Core.js 3, che è l'ultima versione, nella configurazione di Babel, specificandogli che con questo metodo gli stiamo dicendo di utilizzare il metodo usage e non quello entry. E non è l'unico plugin che c'è per i polyfill, stiamo lavorando a supporto anche di altre cose, ad esempio IS-Shims, che è un altro polyfill abbastanza completo. Attenzione però che non stiamo risparmiando 165 kilobyte, proprio perché Babel riaggiunge di nuovo alcuni import a piccole parti di Core.js. Ad esempio, se noi avessimo questo codice, Babel lo trasformerebbe in questo, perché vede che c'è la funzione filter utilizzata, c'è la funzione includes utilizzata. E quindi inserisci i polyfill necessari, però in questo caso, ad esempio, solo per un totale di circa 12 kilobyte. Facendo questo nella nostra applicazione, possiamo risparmiare, in questo caso è più del 50%, se scendiamo da circa 200 a circa 78%. In realtà, in applicazioni più grandi, ci si aspetta che siano necessari molti polyfill perché utilizzano magari molte più funzionalità del linguaggio, e quindi il risparmio poi di fatto è minore. Ok, il secondo step che abbiamo per ridurre le dimensioni, e questo è veramente specifico di Babel, è utilizzare questo pacchetto che si chiama Babel Runtime, che serve a deduplicare il codice che Babel deve inserire a runtime. Perché deve inserire del codice runtime? Cioè, perché inserisce tutto questo codice duplicato? Supponiamo di avere ad esempio questa classe e volerla compilare. Babel genererà questo codice. E se ne abbiamo, in questo codice vediamo che ha tradotto la classe con una funzione e poi ha due funzioni, due helpers, class call check e define property. Se noi abbiamo due classi in due file diversi, Babel dovrà, visto che Babel compila ogni file una alla volta, perché non è un bundler che gestisce tutto insieme, dovrà inserire questi helper in ogni singolo file, quindi duplicandoli quasi ovunque. Se noi utilizziamo Babel Runtime, che è questo plugin e libreria per Babel, anziché inserire gli helper in ogni file, inserirà solo degli import, così da evitare di duplicare il codice ovunque. E per utilizzare Babel Runtime, lo aggiungiamo alle nostre dependencies, e attenzione che vanno le dependencies e non dev dependencies, perché Babel Runtime non è qualcosa che utilizziamo solo quando compiliamo, ma è qualcosa che poi verrà utilizzato dall'applicazione compilata. E poi abilitiamo Babel Plugin Transform Runtime nella nostra configurazione di Babel. E infine, possiamo togliere questo Regenerator Runtime, che è quest'altra specie di polyfill che vi avevo detto serviva per far funzionare le funzioni generatori, perché viene gestito automaticamente da Babel Runtime. Facendo così, la nostra applicazione di demo è stata ridotta da 78 kilobyte a 75 kilobyte, che
Non è tantissimo, ma in base a cosa vogliamo, ogni kilobyte potrebbe essere comunque un vantaggio, perché comunque le cose si caricano più velocemente, il browser ci mette meno tempo a fare il parsing e eseguire il codice. Ok, vediamo adesso però, entriamo diciamo nel vivo, ossia la cosa che può dare risultati maggiori e che purtroppo molte aziende, molti sviluppatori ancora non fanno. Torniamo un attimo alla tabella che avevamo prima, dove abbiamo visto le varie funzionalità, quali browser supportavano cosa. E vediamo che chiaramente c'è una distinzione, ossia Internet Explorer da una parte e tutto il resto dall'altra. E allora questo è il primo punto dove possiamo facilmente dividere tra browser vecchi e browser meno vecchi. E questo è molto facile, relativamente facile, perché i browser ci danno un modo nativo di scegliere, di distinguere fra antico un po' più nuovo. Ossia, con questo pattern che si chiama module, no module, noi possiamo specificare due script tag e il primo verrà caricato solamente dai browser più vecchi che non supportano i moduli nativi di JavaScript. Il secondo invece verrà caricato solamente dai browser nuovi. In realtà alcune versioni di Explorer caricano anche il secondo, ma poi non lo eseguono. Ed è un problema che poi vedremo in realtà che si può risolvere. Ora quindi sappiamo più o meno come fare a caricare più bundle, a scegliere nel browser che bundle caricare, ma come facciamo a generarli? Ci servono più configurazioni di Webpack. Webpack solitamente si esporta un singolo oggetto come configurazione, ma in realtà si può esportare un array che contiene più configurazioni. Quello che faccio di solito in questi casi è estraggo tutta la mia configurazione in una funzione a parte. E esporto un array con i risultati di chiamare questa funzione in modi diversi, così che mi generi diverse configurazioni. E l'unica differenza è che devo passare a Babel un parametro diverso, dicendogli compila per gli environment moderni, compila per gli environment legacy. E poi nella configurazione di Babel, appunto, gli dico, ok, se l'environment è modern, il target per cui devi compilare, i browser per cui devi compilare sono, in questo caso gli sto dicendo, quelli che supportano i moduli JavaScript. E inoltre, questa opzione si può aggiungere un'opzione bug fixes true a Babel preset env. E questo è perché dalla tabella di prima abbiamo visto che più o meno i browser che supportano i moduli supportano diverse funzionalità di ES6. Non è del tutto vero perché i browser hanno qualche bug. Ad esempio, so che ci sono dei problemi a utilizzare il destructuring nei parametri della raw function su qualche versione di Safari che supporta i moduli. E passando questa opzione a Babel, Babel si limiterà a sistemare i bug di questi browser, a quindi trasformare leggermente il codice in modo da non essere affetto da questi bug, anziché compilare completamente quella sintassi specifica, così da ridurre quanto Babel compila quando si compila per i browser che supportano i moduli nativi. E facendo così otteniamo dei risultati buoni. Ovviamente la dimensione del bundle per Internet Explorer non è cambiata, perché per quello non abbiamo cambiato niente, però per i browser meno vecchi stiamo compilando di meno, perché supportano molte più funzionalità, e quindi in questo caso possiamo ridurre le dimensioni, in questo mio esempio, di un 40% circa. E possiamo vedere che effettivamente i browser caricano dei bundle diversi. Se vado... Ok, chi sta seguendo il commit è quello dei dual bundles che sta seguendo con Git, con il repository. Quindi seleziono questo commit, posso vedere che la configurazione di Babel che ho adesso è quella diciamo nuova in cui specifico i target moderno. Compilo. Ci mette qualche secondo. Ecco, lo svantaggio di avere più configurazioni di Webpack è che deve compilare più volte, quindi ci mette più tempo. Il mio consiglio è di farlo solo in production e magari mentre si sviluppa utilizzare solo il target per i browser moderni. Ok, compilato, posso vedere che su un browser nuovo, su Chrome,
Effettivamente mi carica solo il bundle.modern.js che il numero è forse calcolato in modo diverso rispetto a quello che ho nelle slide, comunque circa 45-46 kilobyte, e l'applicazione funziona ancora normalmente. Se adesso passo a un browser più vecchio, ossia a Explorer, posso vedere che l'applicazione funziona ancora perfettamente. Adesso ha caricato il bundle legacy e il bundle modern, che è il problema che vi dicevo prima, che però risolveremo. Posso vedere chiaramente che il bundle legacy è effettivamente più grande, qua sono circa 76 kilobyte, però il bundle modern, anche se l'ha caricato, in realtà non l'ha eseguito, altrimenti vedremo degli errori nella console. Ok, quindi per ora abbiamo ridotto di, diciamo, un circa 30%, 30-40%, quello che mandiamo ai browser meno vecchi rispetto a quello che mandiamo ai browser più vecchi. Ma possiamo portare questa cosa oltre, applicarla di nuovo. Se torniamo alla nostra tabella di prima, dove abbiamo identificato come split point il supporto ai moduli JavaScript, possiamo provare a cercare un altro split point. E per il nostro esempio, io ho scelto i browser che supportano i class fields, non solo privati, anche pubblici, ho scelto nel mio esempio. Questo perché mi dà una buona divisione fra i browser molto nuovi e quelli un po' meno nuovi. E se provo a controllare con Browsers List quanti sono i browser che supportano queste nuove funzionalità, sono comunque il 25%, che vuol dire che noi possiamo generare un bundle ancora più piccolo per il 25% dei nostri utenti, che è una fetta abbastanza grande. E per farlo aggiungo un'altra configurazione di Webpack specificando un altro environment e alla configurazione di Babel definisco questo nuovo environment. E qui potete vedere che ho utilizzato una sintassi diversa per specificare i targets perché oltre alle opzioni specifiche di Babel, come ho fatto ad esempio per Modern dove ho specificato yes modules true, posso anche specificare qualsiasi query di Browsers List, che è quel tool che utilizzavo per vedere quanti la percentuale di utenti che supportano certe funzionalità. Il problema adesso è che i browser non ci danno un modo, diciamo, predefinito per scegliere quale bundle caricare fra questi due bundle, quello moderno, diciamo, e quello ancora più moderno. L'unica cosa che ci danno era quel module no module pattern che abbiamo visto prima. Per questo motivo ci serve un piccolo loader personalizzato. E per farlo nel file HTML che ho messo nell'esempio, tra l'altro adesso siamo al commit successivo per chi sta seguendo, anziché usare module, no module e poi lo script con type module, ho inserito un piccolo script inline che di default definisce come path quello del bundle.modern.js. Poi prova se le proprietà delle classi, class fields, sono supportati e se sono supportati cambia il path e utilizza quello più nuovo. E quest'ultimo if che ho messo è perché noModule è un attributo supportato solo dai browser nuovi. Quindi noi controlliamo se un browser abbastanza nuovo da supportare i moduli ECMAScript e solo in quel caso inseriamo lo script tag che ci permette di caricare il nostro bundle. Così facendo su Internet Explorer, ad esempio, non verrà caricato, non verrà proprio inserito questo script tag. E la prima reazione potrebbe essere pensare che, visto che prima di caricare il mio bundle devo eseguire del codice, questo rallenterà il caricamento, perché comunque il browser non può iniziare subito a caricarlo, ma deve prima calcolare cosa caricare. In realtà questo ci può permettere di risparmiare veramente molti kilobyte, e quindi in realtà, anche se il browser magari inizia un po' dopo a caricare il nostro codice, dovrà caricarne molto di meno facendo molto prima. E se vediamo il risultato di questa nuova divisione, di nuovo su Explorer non è cambiato niente perché non l'abbiamo toccato. Sui browser nuovi ma non troppo, anche non è cambiato niente perché qui li abbiamo modificati. Sui browser nuovissimi, il nostro bundle è sceso drasticamente addirittura a 13 kilobyte. E per confronto, se utilizzassimo Babel solo per compilare JSX e nient'altro, quindi ad esempio i metodi privati o altre nuove funzionalità che sono talmente nuove da non essere supportate neanche dagli ultimi browser, cambierebbe veramente di poco la dimensione, comunque qua è di meno di un kilobyte. Ok,
l'ultima cosa che possiamo, l'ultima ottimizzazione che possiamo fare, e questa volta è specifica di Babel, non è un concetto che potete applicare anche ad altri compilatori JavaScript che ci sono, è specificare appunto che assumptions può fare sul nostro codice. Questo è necessario perché uno dei principali obiettivi di Babel è seguire la specifica di JavaScript il più precisamente possibile. Questo perché gli utenti di Babel dovrebbero imparare come funziona JavaScript in generale, non come funziona JavaScript e come funziona JavaScript una volta che viene tradotto a Babel. Il problema è che per poterlo fare spesso l'output che dobbiamo generare è relativamente grande, o almeno più grande di quello che uno potrebbe aspettarsi. Ad esempio, se qualcuno di voi l'ha già utilizzato, questa nuova sintassi che è stata introdotta più o meno un anno fa, e si chiama optional chaining, che ci permette di prendere una proprietà da un oggetto solamente se posso farlo, ossia se non mi genererebbe un errore tipo cannot read main of undefined. E il modo più intuitivo di compilarlo è questo, ossia controllare se obj è uguale a null, ma con soli due uguali, così da prendere anche undefined. Se lo è, restituiamo void zero, che è un modo più corto di scrivere undefined, altrimenti prendiamo la proprietà main da obj. In realtà questo è sbagliato. Il modo corretto di farlo è scrivere questo codice, ossia controllare esplicitamente se è uguale a null con i tre uguali o se è uguale a undefined con i tre uguali. E queste due cose possono sembrare uguali identiche, in realtà c'è una piccola differenza, ossia cosa succede se il valore della nostra variabile obj è document.all, che è una proprietà del DOM. Beh, in questo caso la prima non funziona. E per chi... Allora, mi aspetto che pochi conoscano il problema esattamente qual è, però possiamo vederlo esattamente nel browser. Ossia, document.all è una lista con tutti gli elementi HTML con la pagina e posso prendere gli elementi anche tramite ID, così ad esempio questo div ID main e posso prenderlo con document.all.main. E ovviamente se provo con questa sintassi di optional chaining funziona ancora perché document.all esiste, è un oggetto e quindi posso prendere una proprietà. Il problema è che document.all è uguale a null. Questo ci restituisce true, anche se in realtà non è null. Infatti se provo a vedere se null con tre uguali mi restituisce false e se provo a vedere se undefined con tre uguali mi restituisce false. Il motivo per cui c'è questo comportamento è una cosa storica, c'entra, credo fosse Explorer che non voleva far notare delle differenze nel Netscape, comunque qualcosa di cui allo sviluppatore comune, diciamo, non gliene frega niente. Però per un compilatore come Babel, dove l'obiettivo è essere il più corretto possibile, questi dettagli sono importanti. E per questo motivo, quindi, Babel deve generare questo codice più lungo. Quello che posso fare però come utente di Babel è dire no, guarda, non me ne frega niente di document.all, io non lo uso. Quindi stai tranquillo, puoi generare questo codice un po' più piccolo che in tutti gli altri casi funziona allo stesso identico modo. E ci sono diverse assumptions che possiamo configurare in Babel, alcune sono più utili di altre, magari alcune rendono semplicemente il codice un po' più veloce senza renderlo necessariamente più piccolo, altre invece ci fanno risparmiare molto, mentre altre ci fanno risparmiare poco. Però bisogna fare molta attenzione perché stiamo dicendo a Babel di fare delle cose che sono tecnicamente sbagliate, quindi in qualche caso limite potrebbero causare dei bug. Bisogna sempre testare tutte le assumptions che abilitiamo. E soprattutto dobbiamo fare molta attenzione quando stiamo anche compilando codice che non abbiamo scritto noi, che magari abbiamo scaricato da NPM, perché se è codice che non abbiamo scritto noi o i nostri colleghi, potremmo non avere idea di che assumptions si possano fare a riguardo. Ad esempio, nella nostra piccola applicazione, io ho scelto di abilitare le assumptions solo alla cartella src, source, che è la cartella che contiene il codice che ho scritto io, e ho manualmente scelto da questa lista gigante, gigante, ce ne sono circa 20 che abbiamo sul sito di Babel, quali assumptions effettivamente avevano senso per il codice che ho scritto io nella nostra applicazione.
E facendo così abbiamo ridotto ancora un pochino le dimensioni del bundle. Vediamo che in realtà per i browser intermedi non si è ridotto di niente e per gli ultimi si è ridotto di 0,1 kilobyte, probabilmente è solo dato un'approssimazione diversa. Mentre quando compiliamo per Explorer, quindi quando stiamo compilando tanto, Babel sta generando tanto codice, c'è chiaramente comunque un buon risparmio. Qua sono altri quasi 10 kilobyte di risparmio. Ok, tra l'altro possiamo vedere, se torniamo un attimo alla nostra applicazione, se ora vado all'ultimo commit, quindi dopo aver abilitato il secondo target di compilazione e dopo aver abilitato le diverse assumptions, e se compilo di nuovo, ci mette un pochino. Ok. Posso vedere adesso che su Explorer funziona ancora e questa volta carica solo il bundle legacy, non carica anche l'altro perché stiamo usando il nostro script personalizzato per scegliere cosa caricare. E su invece browser molto nuovi come Chrome sta caricando non più il bundle modern, ma il bundle public fields, che qui è circa 13 kilobyte. Di nuovo, non so perché i risultati che mi dà Chrome sono sempre un po' diversi da quelli che mi dà Webpack. Comunque abbiamo risparmiato tantissimo rispetto a quello che stiamo caricando su Explorer. Ok, quindi ho, diciamo, quasi finito. Un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto. Allora, i compilatori possono generare veramente un sacco di codice e ingrandire di tantissimo i nostri bundle. Però possiamo ridurre questi effetti utilizzando diverse tecniche, ossia evitando che questi compilatori inseriscano del codice duplicato runtime e evitando polyfill di cui non abbiamo realmente bisogno. Generando bundle differenti per browser diversi in base a quante funzionalità supportano e configurando il nostro compilatore in modo da fargli produrre il codice più piccolo possibile. Nel nostro esempio siamo partiti da 78 kilobyte iniziali, non ho considerato veramente come iniziale quei 200 kilobyte perché stavo veramente caricando tutto Core.js quando me ne serviva meno della metà. Comunque, se considero come 78 kilobyte iniziali, ossia solo dove caricavo i polyfill necessari, siamo riusciti a ridurlo a 45 kilobyte per circa 2/3 dei nostri utenti. No, ho sbagliato, per molto di più, per circa il 90% dei nostri utenti. E di questi al 25% siamo riusciti a ridurlo addirittura a 13 kilobyte, che è tantissimo rispetto a cosa stiamo mandando agli altri. Ok, tra poco risponderò se avete domande, ho visto che ci sono già state domande in chat. Ho preparato delle domande, diciamo, prefatte, perché in realtà non sono domande frequenti, sono domande che mi sono venute in mente. Ossia, sono reali questi numeri, veramente posso ridurre dell'80%, almeno per gli utenti moderni, per gli utenti che hanno browser nuovi, la dimensione del bundle? La risposta è più o meno. Ossia, il fatto è che queste ottimizzazioni, tutte queste ottimizzazioni che abbiamo visto, avvengono quando si compila, perché avvengono compilando di meno. Quindi se il nostro bundle è principalmente di codice scritto utilizzando magari ES5 anziché le ultime versioni, Babel di fatto non sta facendo quasi niente, non sta quasi trasformando quel codice e quindi avremo dei vantaggi molto minori. E questo può capitare, ad esempio, magari se il 90% del nostro bundle è codice che abbiamo scaricato da NPM e soltanto magari il 10% è codice che abbiamo scritto noi, queste ottimizzazioni avverranno solo sul 10% della dimensione totale. Nel nostro esempio mi sembra che alla fine su quei 13 kilobyte più o meno siano 50% da pre-act e l'altro 50% codice che ho scritto io. Ok, poi se i compilatori generano tutto questo codice, non sarebbe meglio semplicemente smettere di usarli? E la risposta qui è decisamente no, perché se smettiamo di usarli e se vogliamo ottenere ancora gli stessi obiettivi, ossia supportare gli utenti che hanno browser, che hanno i browser più vecchi fino a livelli di Explorer o un po' meno vecchi, ad esempio quelli che supportavano solo ECMAScript 6 o 2015, dovremmo scrivere comunque a mano del codice, diciamo, vecchio, che potrebbe essere riscritto con molto meno codice se utilizzassimo quello moderno.
E quindi così facendo, sì, magari otterremo dei vantaggi per gli utenti con dei browser più vecchi, riducendo magari, non lo so, a 35 kilobyte anziché 44 quello che mandiamo a loro. Però questi 35 kilobyte dobbiamo per forza mandarli anche agli utenti che hanno dei browser più nuovi, a cui in realtà potremo mandare del codice molto più piccolo. A meno che ovviamente non ci mettiamo a scrivere a mano dei codici diversi per i diversi browser. Ultima domanda che mi sono fatto è se io non sto usando Babel, ad esempio un altro popolarissimo compilatore è TypeScript, che non solo può controllare i tipi, ma può anche compilare il programma per essere compatibile con, ad esempio, con IS5 o IS6. Quello che abbiamo visto oggi può essere utile anche per me se non uso Babel? E la risposta è sì. Due cose nello specifico. Allora, intanto, quel Babel runtime che ho fatto vedere per deduplicare il codice che Babel deve inserire a runtime, c'è la stessa identica cosa per TypeScript. Hanno un pacchetto che si chiama tslib che può essere abilitato con questa opzione import helpers e la potete trovare nella loro documentazione. E inoltre, potete compilare due volte, una volta con target vecchio e una volta con target IS2015. E così generare un bundle che utilizza funzionalità un po' più moderne e caricarlo con script type module. Questo non è in realtà sicuro al 100%, perché come vi ho detto prima, alcuni di questi browser hanno dei bug, e TypeScript non lo sa, quindi lui ad esempio. Ci sono anche dei bug, mi sembra, sempre in vecchie versioni di Safari, che però supportano i moduli con i template literals con un tag, e TypeScript, in questo caso noi stiamo dicendo TypeScript compila fino a IS2015 e quindi quei template literals col tag rimarranno così. Però, tranne in qualche caso limite, dovrebbe funzionare tutto comunque bene utilizzando questa tecnica di dual bundles. E questo è tutto. Ora risponderò a tutte le domande che avete e Riappaio. niente. Grazie per l'attenzione. Complimenti, complimenti Nicolò, veramente un bellissimo talk, un bellissimo, cioè tenuto incollati su tutte le slide. Anche la chicca del commit in alto te la ruberò. Quella aggiunta all'ultimo. Ma Perché avevo paura di magari cambiare i commit su GitHub e dover rimetterli tutti a posto. sì. Senti, allora comincio con qualche domanda, Ok. tanto che ne usciranno sicuramente delle altre. No, non mi sono segnato la slide, c'era un discorso sui polyfill inseriti tramite il plugin, una delle prime che hai citato. Volevo sapere la differenza con la configurazione di preset env use built-in Ok. rispetto a questo polyfill di Core.js, mentre altre volte anche di recente è capitato la documentazione di vedere l'utilizzo di use built-in e poi la versione di Core.js, sempre però dentro preset env. Allora, quando utilizziamo use built-ins in Preset env, in realtà internamente sta utilizzando esattamente questo plugin Polyfill CoreJS3. L'unica differenza, diciamo, è che una volta c'era solo l'opzione Use Built-ins di Preset env e adesso stiamo lentamente migrando verso questi plugin esterni, così da poter implementare supporto anche per altri polyfill e lasciare che gli autori dei polyfill possano creare i loro plugin senza far sembrare che ci sia qualche polyfill ufficiale, perché in realtà Core.js non era un polyfill ufficiale di Babel, quindi stiamo preferendo spostarlo verso cose più esterne. Ho capito. Tanto che continuano ad arrivare Tra applausi e l'altro ve complimenti vedo che c'è adesso. online Henry, che è il mio compagno di team, Ah. sa che ci sto seguendo. Ottimo. E invece ti prendo qualche domanda dallo Ok. Slack. L'opzione bug fixing nelle sue prime versioni richiedeva una configurazione particolare del minifier. Questa è cambiata o va ancora fatto? Ok, allora quello a cui si riferisce questa domanda è che quel bug di cui parlavo con l'arrow function su Safari, su vecchie versioni di Safari, credo la prima versione che supportasse i moduli,
magari scrivo così è più facile far vedere cosa dico. Allora, in pratica, le funzioni fatte così. Ok, quindi dove prendo un parametro e lo destrutturo, estraggo una proprietà. Non mi ricordo se in generale o solo quando sono dentro il costruttore di alcune classi. Questo codice non funziona. E il bug fix che applica Babel è trasformarlo in questo, ossia specifica prendo A e lo salvo nella variabile A, anziché usare lo shorthand. E c'è un problema con Terser, mi sembra, o Uglify.js, non ricordo quale dei due, che questo codice a sua volta lo ritrasforma di nuovo in questo, perché ovviamente è la stessa cosa. Quindi si può. Il problema è che bisogna configurare questi minifier in modo da sapere che tu hai intenzione di far funzionare il tuo codice su quella vecchia versione di Safari e quindi non cambiare questa cosa qua. Capito, adesso Guido ci dirà se abbiamo risposto. Invece, sempre da Guido ti chiede il target dei class field è una funzione sicuramente molto interessante, abbiamo visto riduce anche. C'è qualche possibilità che framework mainstream, quindi parliamo Next.js, Gatsby, Create React App, l'adottino nativamente? Allora, può essere. Per ora probabilmente aspetterebbero almeno che i class fields diventino parte dello standard, perché ora sono un proposal nelle ultime fasi, sono già stati implementati a molti browser, ma non sono ancora ufficialmente parte dello standard. E in realtà finora non si è mai parlato molto di utilizzare targets diversi da module e non module, perché diciamo che quella è la cosa più facile da fare, perché è supportata nativamente dai browser. Noi, come team di Babel, però siamo in contatto con i team, diciamo, dei framework principali che utilizzano Babel, quindi in realtà sono cose di cui possiamo parlare e di cui in realtà abbiamo comunicazioni abbastanza, diciamo, regolari. Ok. Poi per chi sta seguendo sul canale diretto dello Slack è partita tutta una diatriba sul supportare o meno browser con una percentuale così piccola. Diciamo il retaggio di Internet Explorer è ancora molto forte nell'odio degli sviluppatori, quindi c'è stata tutta una diatriba sul è giusto supportarli o no? Ma dipende. Non riporterò. In realtà un dato che ho, cioè non ce l'ho personalmente, diciamo che l'ho letto in discussioni su GitHub, specialmente nel repository di Browsers List, che è dove tutto questo supporto viene coordinato. E che in certe parti del mondo sono molto diffusi i browser vecchi. Ad esempio, so che in Cina o in parte dell'Asia molti browser hanno due diversi engine all'interno e, ad esempio, hanno sia un engine di, ad esempio, Explorer che uno moderno e non so bene come funzioni la scelta. Oppure in parti del mondo dove hanno telefoni più di bassa fascia, diciamo, utilizzano molto browser come Opera Mini o non mi ricordo se Opera Mini o Opera Mobile, comunque browser leggeri che supportano però versioni molto più vecchie di JavaScript. Se stiamo solo compilando con l'obiettivo Italia, quel 7% di utenti che non potrebbero utilizzare il nostro sito web, in realtà probabilmente sarebbe una percentuale minore. Sarebbe magari, non so, un 4%, cosa così. Poi dipende sempre, magari abbiamo utenti... I nostri utenti non sono, diciamo, persone, ma sono aziende dove, o pubblica amministrazione dove potrebbero avere delle regole interne sul software da usare. Una curiosità, avevo visto il void zero al posto dell'undefined. Allora mi stavo chiedendo se era per evitare la riscrittura dell'undefined o per motivi di spazio, perché è più corto. In realtà no. Per evitare la riscrittura di undefined, perché okay. Per chi non lo sapesse, io posso fare, mi sembra, qualcosa tipo così. Sì, sì. E adesso se provo a prendere undefined... No, ok, non è così. Vabbè, non mi ricordo esattamente. Però se si può in qualche modo riscrivere il valore di undefined da qualcos'altro. Quindi è per quel motivo sulla... Sì, poi ovviamente, in realtà void zero è anche un pochino più corto. E se si usa ovunque void zero, poi...
Poi in realtà volendo i minifire potrebbero sostituirlo con una variabile non dichiarata, comunque la ragione principale è evitare che undefined venga riscritto. Ci suggeriscono, forse, il suggerimento di Marco, che Chrome impone lo use strict nella console, che evita la riscrittura di undefined, quindi è possibile che questo sia il motivo. E invece un'ultima curiosità. Non è strict. Non è quello. Hai ritirato fuori un document all che, diciamo, non vedo se non nelle domande quelle più terribili da sottoporre a quel valore che è sia un oggetto, sia null, sia cosa, tutto quanto. La mia domanda era riguardo la gestione di quel document all, che comporta comunque una, come abbiamo visto, del codice in più anche su quella. La strategia di avere come default la gestione di un document all che teoricamente è, diciamo, legacy, o spero non utilizzato in nessuno delle librerie cose moderne, da allora, cosa è dettata? Perché non di default perché si il problema è che noi dobbiamo scegliere un confine, diciamo, fra in che casi vogliamo seguire la specifica alla lettera e in che casi invece preferiamo essere un po' più, diciamo, fare una cosa magari a occhi un po' più sensata, però non esattamente corretta. E non c'è una risposta esatta a dove metto questa riga, perché ogni utente potrebbe avere delle necessità diverse. Quindi abbiamo scelto di seguire sempre la lettera specifica. E in questo caso document.all è veramente un caso particolare. Però ci sono molte altre assumptions, magari aspettate, vi faccio vedere. No, però mi chiedo, quella fa parte della specifica, intanto che sì. Vai su. Document all messo così è... Nella specifica JavaScript non c'è proprio document all, però dice, tipo, c'è questo valore particolare che poi può essere definito come uguale a null con due uguali, ma non con il resto. Tecnicamente anche Node potrebbe introdurre un altro suo valore a caso, che non sia document certo. All. Comunque, ecco, qua facevo vedere che ci sono delle cose, ad esempio, questo qua, ignore function length. Ci sono molti, di solito, questo è un po' meno un caso limite di document all, però ci sono diverse librerie che controllano la lunghezza di una funzione, ad esempio per scegliere se passare una callback come ultimo parametro, oppure, ad esempio, per fare delle API che supportano sia callback che promises. E anche questa fa cambiare il codice. Alcune sono più casi limiti, altre di meno. Ad esempio questa qui che ci vieta di chiamare una classe come una funzione. E quindi è difficile scegliere cosa dovrebbe essere default e cosa no, se scegliamo qualcosa non deve esserlo. Ho capito, ti ringrazio. Guardo se ci sono qualche altra domanda, perché ne ho accumulate un paio che deviano leggermente dall'ambito, diciamo, del dual bundle di questa parte qui. E la parte invece, chiudo con la mia domanda sulla parte del custom loader che abbiamo visto. Sì. È qualcosa che pensi domani possa essere uniformata? No? Allora, ci sono state delle proposte da parte, credo, di qualcuno che lavora per Chrome di aggiungere una sintassi ai tag script, qualcosa come script, supports, funzionalità, allora carica questo. Mi sembrava si chiamasse tipo conditional scripts o qualcosa del genere. Non si sta muovendo molto, però quindi si sta comunque studiando in questo spazio, se c'è qualcosa che si possa fare di predefinito. Ok, perché noi abbiamo visto l'esempio che hai fatto con le public property, le class property. Indubbiamente se uno dovesse deve scegliere più funzionalità, rischierebbe di avere un albero di bundle da dover controllare o comunque fare la combinazione del se supporta questo, non supporta quest'altro. Sì, in realtà quello che conviene fare è sempre fare i bundle su una singola funzionalità.
Volendo uno può anche generare il bundle, ad esempio solo per i browser che supportano questo e questo, oppure questo ma non questo. In realtà quello che conviene fare è avere semplicemente proprio una gerarchia lineare, così il primo, altrimenti il secondo, altrimenti il terzo, e avanti così. Poi No, capito, certo. sì, probabilmente No. più di tre è eccessivo. Cioè in questo caso abbiamo visto già che con tre raggiungiamo dei buoni risultati. Chiaro. Perfetto. Nicolò, innanzitutto grazie per questo talk, Grazie interessantissimo, e penso sia utile a tantissime persone che hanno ormai bundle, diciamo, con le librerie che aumentano, più tutti i polyfill, più tutto quanto. Ridurre, abbiamo visto come ridurre non poco la grandezza dei bundle. Ci sono un paio di domande che ti vorrei portare, che però esulano un attimo la parte di puramente dei a voi. dual bundle, ma vertono un po' sul tuo percorso nell'open source, Ok. quindi nella tua strada di maintainer e sviluppatore attivo dentro Babel. Vabbè, parto veramente un po' in ordine dalla prima più semplice: come sei finito a fare il maintainer di Babel e cosa ti ha spinto, insomma, a partecipare a un progetto così grande, o magari rispetto a orientarti ad altri interessi, Sì, io come da sei quando. arrivato a Babel? Allora, da quando ho iniziato a programmare, a parte proprio all'inizio, non sono mai riuscito a creare dei progetti miei. Ad esempio, non sono mai riuscito a crearmi un piccolo sito web o qualcosa. Mi sono sempre trovato meglio a modificare e lavorare su codice esistente. E il modo migliore che all'inizio avevo scoperto di farlo era appunto contribuire ai vari progetti open source. Io avevo iniziato con un po' di pull request per JSHint, non so se lo si utilizza ancora, comunque era dopo JSLint, è stata la prima alternativa, prima che JSLint poi vincesse tutto. E in realtà lì non sono mai entrato nel team o cose, ero diciamo un collaboratore esterno assiduo. Poi il progetto è un po' morto, magari c'era meno gente in giro, parte del team si è disgregata e allora ho cercato qualcos'altro. E vabbè, anche se non mi piaceva proprio avere i miei progetti, qualcosa comunque lo facevo e Babel era una delle varie cose che utilizzavo. E mi affascinava l'idea di poter contribuire a qualcosa di così grande, allora ho provato. E poi dopo qualche mese che magari mandavo delle pull request, soprattutto non solo quello, ma anche aiutavo, ad esempio rispondevo alle varie domande, ai vari bug report. Dopo un po' di tempo, allora Henry mi ha chiesto se volevo entrare nel team e quello era nel tipo ad agosto 2017, e allora da quel momento sono entrato nel team. 2017, quindi sono 4 anni buoni. Sì, 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo, wow. Complimenti. Vabbè, vado avanti con le domande, poi magari te ne faccio un altro paio che mi vengono. Vabbè, continuo sulla falsariga. Qual è il consiglio che dai a chi vuole diventare contributor? Sia verso te ci aggiungo rispetto a quello che chiede adesso, sia nell'ambito del tuo ambito di Babel, che hai conosciuto un po' il percorso, le cose, sia nella tua esperienza anche di contributor open source più in generale, o di come è passato, per esempio l'esperienza che hai riportato da JSI, da JSINT, ad arrivare a Babel come Sì, progetto sul quale allora, contribuire. la cosa principale direi farsi notare, che può sembrare farsi notare da chi sta attualmente, da chi attualmente è un maintainer dei progetti che ti interessano di più. E so che sembra ovvio come cosa, però ho visto che molti di quelli che sarebbero interessati non sanno cosa vuol dire farsi notare. Noto magari delle persone che mandano ad esempio un sacco di pull request e ovviamente sono tutte ben accette e comunque danno una mano, però quello che serve di più in un maintainer è tutto quello che sta intorno al progetto, ossia appunto interagire con gli utenti, rispondere alle domande, fare il triaging dei bug report, lasciare delle review alle pull request che ci sono, anche di altri, e soprattutto non bisogna aver paura di non sapere abbastanza, ad esempio, soprattutto
a noi che siamo l'aumento nel team, la gente esterna ha paura a lasciare delle review alle nostre pull request, perché ovviamente magari noi sappiamo di più su quel, su quell'argomento, perché è il programma a cui lavoriamo noi. Certo. Però spesso magari delle ovvietà vengono date per scontate, o anche fare delle domande nelle pull request, chiedere perché fai questo. Può aiutare non solo a imparare di più a come funziona il progetto, ma permette alla persona, al maintainer o a chi altro, magari di esterno, che ha scritto il codice, di capire veramente se quella è stata il modo migliore di farlo. Quindi, come modo per farsi notare, direi che è proprio quello di non solo pensare che l'open source sia il codice, ma rendersi conto fin dall'inizio che c'è tutto il resto. E Grazie. poi aspettare, perché ad esempio noi notiamo le persone, poi in realtà non ci si aspetta che una persona sia sempre lì a contribuire. Magari io vedo che qualcuno apre un po' di call, apre un po' di pull request, risponde un po' di issues, poi sparisce magari per un mese. Poi magari dopo un mese vedo di nuovo che fa qualcosa e così, non è che serve essere sempre lì pronti. E vabbè, la commentano super positivi nel canale e te lo chiedo a nome di popolo, ti chiedono puoi dirci quanti anni hai? 21. 22. Chiedevano se 3 anni e mezzo fa avevi 12 Sì, anni o vedo, meno, ma leggo. comunque molto giovane. E adesso di cosa ti occupi oltre al Oltre progetto? Babel, nell'ambito sempre open source, o No, in neanche nella generale? vita. Di cosa ti In occupi? generale studio Cosa fai? matematica. Mi conto di laurearmi alla triennale, possibilmente a luglio, se no a settembre, e poi continuerò a studiare matematica. Ottimo. Allora, vado avanti con qualcos'altro, magari un po' più leggero anche, per spezzare un po'. Il tuo Ok. record di release Di fila, forse rotte? tipo 7-8, Ah. ed è stato un mese fa, è stato veramente una settimana disastrosa, perché in pratica a Babel Runtime ho voluto aggiungere il supporto, non so se sapete o meno, ai dual modules in Node.js, quindi dove hai sia le cose compilate in CommonJS che le cose con i moduli JavaScript, diciamo, nuovi, e si può configurare in package.json quale caricare in che caso. E lì all'inizio ho sbagliato io, poi lentamente, una release dopo l'altra, risolvevo magari un errore, però poi si notava che ce n'era ancora un altro, e poi a tutte le ore del giorno c'era gente che si lamentava, perché c'erano magari quando da noi è mattino presto quelli dalla Cina, poi iniziavano quelli in Europa, poi continuavano quelli negli Stati Uniti. E poi, dopo aver risolto tutti i problemi che ritengo veramente errori nostri, ci sono stati problemi con vecchie configurazioni di bundler. Ad esempio, abbiamo scoperto che c'è un sacco di gente che utilizza ancora una versione di Create React App che ormai ha tipo 3 anni, o che utilizzano Webpack 2. Quando adesso, se io penso a una versione vecchia, penso alla 4, neanche alla 3, e che magari ad esempio non supportavano i file che finivano con .mjs, oppure che gli davano dei significati particolari e li caricavano leggendo nel contenuto anziché eseguirli. Quindi ci abbiamo messo un po' a sistemare tutto quel casino. Fa parte del rischio del caso. Sta cosa è più. Vabbè, ti riporto il commento di Alessio direttamente. Marco chiede: secondo te, cosa ne pensi dei tool tipo prepack che preeseguono parte del codice? E se è qualcosa che potrebbe rientrare nell'ecosistema di Babel ufficialmente? O se lo è già. Allora, finora non c'è mai stato un tool di questo tipo di successo. Ad esempio, Prepack all'inizio era sviluppato da Facebook, mi sembra, però è stato poi, non so se abbandonato o abbandonato alla community, che è una cosa che Facebook fa spesso e comunque adesso non se ne sente parlare più di tanto.
Ci sono altri tool simili, ad esempio uno che diciamo conosco, tra virgolette, nel senso lo conosco online, che lavora per Gatsby, mi sembra, sta lavorando una cosa simile. Non è ancora stato, non è detto finora, non è stato diciamo fatto vedere che effettivamente quelli hanno dei grandi vantaggi alla fine, perché hanno una complessità altissima, perché devono cercare di eseguire staticamente parte del codice, e non è detto che effettivamente ne valga la pena. Se potrebbero rimanere col sistema di Babel, tecnicamente, e qui diciamo molto tecnicamente con molte difficoltà, sarebbe già possibile creare dei plugin di Babel che facciano cose simili, soprattutto all'interno dello stesso file. È difficile utilizzare Babel fra più file, mettendo insieme informazioni fra più file, ma all'interno dello stesso file. Ad esempio, simulare, cioè diciamo prevalutare una chiamata di funzione non è troppo difficile, o certe cose si possono fare. Bisognerebbe espandere magari e ricercare di più se è qualcosa che è effettivamente fattibile. Qui si scherza sul supportiamo Internet Explorer 9 e non CreateRack Tab 2, questa è un po' di discriminazione sui tool. Abbiamo un po' qualche altra domanda pescata. Il polyfill che ti ha dato più grattacapi o la libreria terza più problematica che ha sollevato più problemi? È stata una. Allora, Che si sono rivolti poi a dare la colpa a Babel che non compilava. avrei tantissimi esempi. Allora, Polyfill in realtà non ho molta esperienza. L'esperienza maggiore che ho è quando le persone per sbaglio, ad esempio, compilano Core.js con Babel e quindi, ad esempio, con la cosa che inietta Polyfill e quindi Babel inserisce automaticamente degli import a Core.js stesso all'interno di Core.js e questo fa casini, cioè smette di funzionare tutto. In realtà non ho molta esperienza diretta con i Polyfill, proprio perché lavorando su Babel mi occupo di supportare alcune versioni di Node, fine. Come libreria di terze parti di problematica ce ne sono sia sopra, sia che utilizzano Babel, che sotto, sia utilizzate da Babel. E penso ad esempio di recente, ormai sarà stato un anno fa, abbiamo provato a rinominare un file interno a Babel, all'interno di preset env c'era un file in cui era salvato tutto ogni browser cosa supportava, così che tu puoi dire io voglio supportare non lo so, le ultime 20 versioni di tutti i browser, e allora lui sa cosa compilare. E abbiamo provato a rinominare quel file e abbiamo scoperto che Vue CLI, l'interfaccia di comando di Vue, ha smesso completamente di funzionare perché importava questo file interno da Babel. Oppure adesso, proprio in questi giorni, è stato messo a posto stamattina, ieri sera, ogni plugin di Babel in realtà è una funzione. È una funzione che si aspetta come primo parametro le varie API di Babel, come secondo parametro le opzioni e fine, le opzioni del plugin. E abbiamo, all'interno di un plugin, abbiamo iniziato a utilizzare una delle varie API di Babel, che erano presenti in realtà da sempre, credo da Babel 6 forse, che quindi potrebbe essere 4, 3 o 4 anni fa. E a quanto pare Parcel, che è un bundler di quelli diciamo minori ma comunque abbastanza popolare, richiamava questo plugin come se fosse una funzione normale, passando come parametro l'oggetto più piccolo possibile che simulasse le API di Babel che erano utilizzate da quel plugin. Quindi appena abbiamo iniziato a utilizzarla un'altra, tutti gli utenti che utilizzavano Parcel 1 hanno iniziato ad avere problemi. E il problema è che adesso stavano lavorando a Parcel 2, l'ultimo aggiornamento di Parcel 1 era tipo un anno fa, e quindi ci hanno messo un attimo a decidere se effettivamente sistemarlo, lasciare che la gente migrasse a Parcel 2 che era ancora in beta o cosa fare. Invece di Ecco, per librerie. prendere decisioni su un progetto del genere, una direzione, penso ci possa essere un altro talk di un'ora su. Arriva una cosa del genere, chi decide e come. Infatti, sì, a quel punto in realtà avevo scritto al team di Parcel dicendo: guardate, se proprio serve, noi siamo disponibili a controllare che quell'API, che in teoria esiste sempre, esiste prima di utilizzarla, quindi fare un check solo per Parcel. Però ci hanno detto: no, guarda, sappiamo che è un problema nostro, ora vediamo noi cosa fare. E
Senti, Nicolò, ti porto le ultime due, poi andiamo a chiudere. Ok. Ci salutiamo. Un progetto grande e importante come Babbel, come viene gestita una roadmap interna senza andare in scope creep ogni 3 minuti? Allora, in realtà noi siamo un team molto piccolo, siamo 4-5 persone, diciamo team principale, poi c'è diciamo, un secondo livello di collaboratori che conosciamo bene, che sono nell'organizzazione di Babbel su GitHub, che ogni tanto fanno qualcosa, però proprio come team principale siamo veramente pochi e quindi è abbastanza facile avere diciamo, una visione comune. Ad avere delle vere e proprie roadmap, ossia definire cosa vogliamo fare, non siamo mai stati molto bravi. Nel senso, credo che sul nostro sito ci sia da qualche parte una roadmap che avrà magari 2 anni e probabilmente abbiamo fatto metà di quelle cose, però dopo che è stata scritta, nessuno di noi credo abbia mai veramente controllato che cosa abbiamo scritto e a che punto eravamo. Qualche giorno fa ho provato a scrivere un'altra roadmap, ossia cosa dovremmo fare secondo me quest'anno, però perché c'era, diciamo, ci serviva per provare a ricevere una sponsorizzazione da AMP o AMP, non so come si chiama, le pagine di Google ottimizzate, quello lì. E allora ci servivano delle cose da proporre, allora ho provato a scrivere una specie di roadmap, però non è qualcosa, diciamo, che siamo abituati a fare. E chiudo con quale futuro vedi per Babbel? Pensi che il dual mode sia qualcosa che proseguirà a lungo termine o ci sono, diciamo, soluzioni che auspichi al posto? Allora, come futuro di Babel, di sicuro credo che rimarrà ancora per molto tempo, anche se sono contento di vedere che ci sono molti altri, diciamo, competitor che si stanno sviluppando. Allora, fossi un'azienda, vedere dei competitor che iniziano a svilupparsi sarebbe magari un segnale negativo. Però così nell'open source quello che succede è che intanto di sicuro possono portare nuove idee, diciamo, nell'ambiente, nuove idee che poi noi potremo a nostra volta prendere. E inoltre diciamo, il mercato che c'è per questi strumenti open source è talmente grande che alla fine si sviluppa più collaborazione che competizione. Certo. E comunque molti di questi tool sono più veloci di Babel, molti ad esempio adesso sono scritti in Rust o in Go. Quello che vogliamo fare noi è, anche se siamo più lenti, comunque riuscire a dare effettivamente delle cose che gli altri non hanno. Ad esempio, molti non hanno questa cosa dove tu puoi configurare i targets per cui compilare e magari ti permettono solo di dire voglio compilare fino a ES6 come TypeScript, te lo scegli a quel livello. Oppure, ad esempio, non ti fanno configurare magari che ottimizzazioni il compilatore può fare, o molti di questi, essendo scritti in linguaggi nativi, magari non supportano plugin, che i plugin di Babel spesso sono utilizzati da aziende comunque per personalizzare come viene compilato il tutto. Noi stessi per compilare Babel, oltre alle varie sintassi JavaScript, abbiamo tipo 3 o 4 plugin personalizzati che ad esempio ci permettono di sostituire dei valori a runtime o cancellare dei pezzi di codice in base a dei flag o cose così. E al momento, come una delle cose principali che vogliamo fare per avere, diciamo, un vantaggio o almeno non essere indietro e fare in modo che sia possibile vedere Babel come uno di quei zero config tools che vanno, diciamo, tanto di moda. Perché effettivamente è vero, se io devo scaricare una cosa e magari ci passo mezz'ora a configurarla prima di utilizzarla, è un problema. Quello che vogliamo fare è, perché ad esempio adesso per iniziare a utilizzare Babel devi scaricare minimo 3 pacchetti, ossia Babel Core, che è tipo la parte principale che si occupa di gestire il tutto, Babel PreCTMV per compilare il JavaScript, e poi devi qualcosa tipo Babel Loader per utilizzarlo in Webpack o Babel CLI per utilizzarlo nei comando. E quello che vogliamo fare adesso è fare in modo che la configurazione base, ossia io scarico Babel, sto utilizzando questo bundler o questa cosa, e automaticamente mi compila il JavaScript al browser che mi serve, senza fare nient'altro, è una, diciamo, delle novità positive nel medio termine a cui stiamo puntando. Chiaro. Bene, Nicolò, ti faccio un'ultima domanda io Ok. poi ci
così rimaniamo dentro le 8 e ce ne andiamo. Non so se ne avete parlato, probabilmente internamente, su come la vedete questa. Ed è uscito anche proprio dal grafico che hai messo. Ci sono una serie di browser che ad oggi mi è capitato di rivedere Opera qualche giorno fa, dopo diversi anni che non lo utilizzavo, aprire Developer Tools e trovarmi dentro Chrome. Aprire Edge e trovarmi dentro Chrome. Questo fatto che si stanno uniformando, diciamo, gli engine e tra poco, tolti i legacy che speriamo prima o poi riusciamo a debellare, che per poter utilizzare funzionalità moderne anche in tutti gli angoli della terra, ma questa suddivisione Firefox, Chrome, Safari, non so se potrei dire una stupidaggine, Safari non mi No, ricordo adesso, quanto è è una cosa a WebKit e parte. quanto... Ok, questa uniformità nei browser, come viene vista? Nel senso che questa... E il fatto che comunque una funzionalità che arriva su Chromium domani sarà al 75% del mercato senza, come dire, discussioni tra browser e quant'altro. Dispiace in realtà perché meno gente, più centralizzato è, diciamo, lo sviluppo web, meno lo sviluppo non sul web, ma lo sviluppo di quello che sta dietro al web, meno vengono magari pensate approfonditamente, discusse, cercato di ascoltare più punti di vista, quando si magari inventano nuove funzionalità. Ad esempio, è capitato che Chrome implementasse delle cose che non c'erano in nessuno standard, anche di recente è successo, non solo ai tempi di Explorer, Netscape, Chrome implementasse delle cose che non c'erano in nessuno standard e bisogna vedere cosa fare, perché poi dopo un po' che i siti web iniziano a utilizzarli, non è che si possono togliere, perché c'è questa specie di motto di don't break the web. E quindi per questo un po' dispiace. C'è anche da dire però che per gli sviluppatori, almeno adesso in realtà è una cosa positiva, perché possono supporre che molti utenti abbiano dei browser nuovi e quando ci sono delle nuove funzionalità nei vari linguaggi, in Chrome queste tendenzialmente vengono implementate subito, magari poco dopo che diventano standard o addirittura prima che diventino standard. E quindi questo tiene l'ecosistema, lo spinge sempre avanti sul moderno. Idealmente sarebbe meglio ci fossero più browser, cioè più motori dietro, però non è proprio la fine del mondo, secondo me. Ti ringrazio. Nicolò, ti ringrazio per il talk, per le chiacchiere post, anche oltre l'argomento, sono state interessantissime, apprezzate da tutti quanti. Chat, Slack, hai visto come Sì. continuano. Le persone da casa sono rimaste collegate dall'inizio alla fine, in quest'ora e mezza che li abbiamo intrattenuti. E, a questo punto ti ringrazio nuovamente. Portiamo la chiusura, salutiamo tutti i nostri spettatori da casa. Ciao. E come al solito, il prossimo appuntamento è il terzo mercoledì del mese di aprile, quindi potete già metterlo in calendario, stesso orario 18:30. E come di consueto, per chi volesse, per cercare di mantenere un po' quello che facevamo durante i meetup fisici, un po' di networking libero. Andiamo su una stanza su Jitsi, che adesso metterò il link sulla chat. Chi vuole unirsi e farsi qualche chiacchiera prima di cena in puro networking è ben accetto. Di Io ora vado che resto, mi sta Nicolò, aspettando al cena. immagino. Ti ringrazio ancora, veramente Grazie a voi per avermi interessantissimo. invitato. Alla prossima, ciao a tutti. Grazie.